La situazione dei lavoratori di Villa Mercede a Fontana da diversi mesi senza stipendio. È intervenuta anche Rosa Iacono, che ha scritto una nota molto accalorata e molto pregnante, soprattutto ai vertici dell'ASL. Rosa Iacono, tu in effetti che cosa stai chiedendo? Ma io sto chiedendo che quando uno lavora deve essere pagato. Se non lavora, chi va a lavorare giustamente va a lavorare perché deve andare avanti e apportare la sua vita, i problemi familiari e tutto il resto. Tu sei stata a parlare con questi lavoratori in questi giorni, che Allora, cosa hai io percepito? sono stata interpellata, sono venuta nel mio ufficio, io ho vissuto dei momenti molto drammatici perché ognuno di loro ha raccontato un po' la sua storia e mi hanno fatto veramente tanto tanto tenerezza perché c'era qualcuno che addirittura piangeva perché non aveva più nulla, non ha più nulla. 6 mesi che non viene retribuito dallo stipendio, quello che c'è è finito già da parecchio e non si sa che fine faranno. Senti, tu hai avuto già qualche contatto, qualche risposta da parte dell'ASL? No, io non ho avuto nessun contatto e nessuna risposta. A me dispiace tanto di questa situazione, anche perché io sono stata l'artefice che ho fatto vivere Villa Mercede. Ho fatto iniziare a Villa Mercede. C'è stata una grande festa quando è stata inaugurata e non vorrei che attualmente Villa Mercede verrebbe chiusa, dove i vecchietti che stanno a Villa Mercede, ognuno giustamente deve andare a casa, chi ce l'ha il familiare e chi non ce l'ha. Io voglio fare un appello. Io conosco sia la dottoressa Abate, il dottore D'Amore, il responsabile il direttore amministrativo, non lo conosco molto bene, però conosco molto bene questi altri diciamo, responsabili. Io ci faccio un appello a loro, perché non è giusto che sono 6 mesi, io non voglio entrare nel merito qual è stata la causa, perché e come, so soltanto che non è giusto proprio. Loro devono vedere di risolvere il problema. Mi hanno detto che c'è in atto un bando di gara che metteranno le spese che devono avere di urgenza. Io me lo auguro veramente con tutto il cuore che il dottore D'Amore, che è stato qua, avrà visto anche lui la struttura di Villa Mercede, dove ci stanno questi vecchietti che vengono assistiti e curati amorevolmente e tutto il resto, non venga chiuso assolutamente e vengono retribuiti questo il personale che ha lavorato.